Palio del Benga, seconda edizione, un successo che si rinnova e cresce. Come nasce l'idea di questa meravigliosa rievocazione storica? Nasce proprio per valorizzare il centro storico, perché comunque aveva bisogno, secondo noi, di un evento di questa portata per portare sia gli albenganesi a rivivere la loro città, ma anche i turisti a conoscerla. Quindi è riuscita perché sicuramente il numero delle persone, degli avventori è stato importante, quindi siamo molto contenti di questo. C'è stata grande adesione dalla cittadinanza, dai commercianti, da tutte le categorie, quindi siamo soddisfatti. Penso di poter parlare anche a nome dell'amministrazione che ci ha seguito nell'organizzazione e direi che il risultato è stato ottimo. Ecco, infatti, un'organizzazione che coinvolge tutta la città di Albenga. Quanto lavoro c'è dietro? Praticamente tutto l'anno perché abbiamo organizzato i vari rioni in modo che ci fosse un'organizzazione decentrata, che ogni diciamo, zona si gestisse autonomamente, l'amministrazione che segue al di sopra per seguirci su tutte le faccende tecniche, corrente, tutte le problematiche che ci sono, i commercianti che danno una mano con la manifestazione e le associazioni come noi, la Mare 20 e altre che hanno collaborato per far sì che questo evento sia di questa portata, perché organizzarlo, diciamo così, da soli è difficile. Tutti in costume, tutti rigorosamente tuffati nel Medioevo, grandi e piccini, perché questo appuntamento coinvolge anche i più piccoli. Sì, è vero, è molto sentita e questo tema medievale con i vestiti coinvolge tutti, quindi si può vestire veramente chiunque, il cittadino, il commerciante, il ristoratore, e sia per lavorare come succede nelle cantine, sia anche semplicemente per sfilare e diciamo così, prendere parte, anche se meno attivamente, però attivamente alla manifestazione. Infatti la parata è stata molto lunga, sia persone diciamo, dell'organizzazione, ma anche diciamo così, cittadini che avevano voglia di vestirsi e partecipare. Ecco però, raccontiamo un attimo il Palio dei Rioni. Abbiamo visto mangiare, bere, benissimo, Costumi. giochi, gli antichi mestieri. Che cos'è Sì. Le allora questo Palio dei Rioni? attrazioni sono state diverse, lo so, anche questa sera ci sono sbandieratori, gli antichi mestieri, c'è un esercito, si chiama Draconius, che rappresenta dei guerrieri, dei combattenti, ci sono ovviamente le maschere, quindi i vestiti, c'è l'esercito diciamo, di controllo, quindi le attrazioni sono numerose, giocolieri, mangiafuoco, che riempiono sia la città in senso per le vie, anche lo spettacolo nella piazza principale, che oltre alle attrazioni accoglie anche i giochi. Quindi la città è divisa appunto in questi quattro rioni, ogni squadra ha i suoi giocatori diciamo così, contendono il palio. L'anno scorso ha vinto San Giovanni, adesso vedremo quest'anno. I giochi sono praticamente i tiri, fune, corda, la staffetta e la fionda. E poi c'è una piccola, diciamo così, gara fuori concorso dove ogni rione presenta la sua puella, la ragazza la sua Miss medievale in costume per eleggere la Miss medievale di Albenga. Quindi appunto questo evento sta ormai per volgere al termine, l'ultima sera, l'appuntamento allora poi al 2012. Garantito il 2012, sempre nel mese di luglio, tendenzialmente o la penultima o l'ultima settimana. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie, buonasera. Buonasera, sono Neri Michele, capitano del Rione Santa Maria. E noi siamo un gruppo di ragazzi che abbiamo fondato un'associazione Vuga. Questa cantina è formata da tutti i ragazzi Vuga. Tutto il nostro ricavato va in beneficenza. E noi da mangiare facciamo bruschette, salamelle, e pan fritto e sangria. Che dire, speriamo di vincere il Palio dei Rioni, visto che ce la stiamo giocando fino all'ultimo. E abbiamo una squadra formata da giocatori molto validi e competitivi. E magari alle volte cosa facciamo? Ci facciamo comprendere la situazione, siamo un po' troppo agonistici. Però mi auguro di vincere perché guardate qua l'entusiasmo dei ragazzi, un entusiasmo enorme e ci danno la forza di andare avanti, ogni volta di essere sempre più forti. Grazie, grazie.
Igor Strazzoni, sono il capitano della squadra di Santa Eulalia del Rione, appunto Santa Eulalia di Albenga. Siete forti, ma in quale disciplina, se così si può dire, in questi giochi del Palio 2011? Ma allora, forti non si può dire, ci stiamo allenando, spero per l'anno prossimo di formare una squadra sempre con i miei soldati, diciamo, magari un pochettino più forte. Primo anno che io faccio questa esperienza, per cui cercheremo sicuramente di crescere, come si usa calcisticamente parlando, quindi per l'anno prossimo essere magari in testa. I vostri piatti forti invece quali sono? C'è qualcosa di tipico che state preparando per la serata? Ma tipico, diciamo che avendoci imposto di non usare alimenti precedenti alla scoperta dell'America, nelle vie un po' di tutti Albenga trovate comunque dalle lumache piuttosto che alla porchetta, piuttosto che appunto tutta roba alla brace, più o meno come si usava, diciamo, gli anni che furono. Tutto qua. Marino Roma, capitano del Rione San Siro. Che cosa significa fare capitano di un rione di Albenga? È un grande compito che mi hanno assegnato quest'anno, sono molto contento, siamo primi in classifica o quasi, bisogna sempre coltivare una certa energia, tenerli sempre belli attivi, è un duro compito ma sono felicissimo di farlo. Adesso vincerà senz'altro il migliore, poi per un altro anno come pensate di comportarvi? Si comincia da domani di nuovo gli allenamenti? Eh beh, sicuramente, bisogna tenersi, nonostante sono solo 3 giorni di gare, bisogna tenersi in allenamento un anno intero, perché ci crediamo veramente, ci crediamo e vogliamo questo Palio. Avete qualcosa o qualcuno su cui puntare? Qualche elemento ce l'abbiamo, qualche asso nella manica ce l'abbiamo e speriamo di riuscire a dare tutta l'energia questa sera. Allora, io mi chiamo Montella Giorgio, sono il capitano della squadra di San Giovanni. Un attimo di emozione, scusate. Allora, che cosa significa essere capitano di un rione? Beh, vuol dire tanto, vuol dire essere responsabili prima di tutto e poi dare, diciamo, coraggio ai propri giocatori e dare forza, entusiasmo. Questo è una delle prime cose. Che cosa vorrà modificare per il prossimo Palio? Ma più che modificare, sì, qualche modifica ci sarebbe da fare, specialmente penso sul tiro alla fune, che c'è stato qualche cosa che secondo me non è molto corretto, ma poi per il resto mi sembra tutto regolare, tutto normale. Ma diciamo che siamo molto uniti, questo sì, e quindi c'è abbastanza competizione, ma siamo molto molto uniti, questo sì. Un vostro piatto? Ma noi piatto abbiamo le cozze, che sono numero uno. La voce di questa manifestazione è bellissima, che ci ha riportato. Che ci ha riportato? La voce, giusto. La voce, di la voce perché ce l'ho battuta sulla. Fatti i cazzi tuoi. La voce di questa manifestazione, non solo, comunque la colonna sonora veramente dell'intero Palio dei Rioni 2011. Sì, la voce che non c'è quasi più, perché dopo 3 serate da tenere questa piazza. No, il Palio dei Rioni è una manifestazione che sta crescendo in una maniera spropositata, è nata quasi per caso da quello che so io l'anno scorso e questa competizione assoluta. Una volta poi non si diceva speaker o presentatore, si chiamava banditore, infatti io sono il banditore del Palio dei Rioni, questa manifestazione medievale che sta veramente crescendo in una maniera spropositata e sono molto contento perché io sono di Albenga e secondo me il centro storico di Albenga, che è il secondo più grande della Liguria dopo Genova, merita veramente questa rievocazione, questa competizione fra i 4 rioni di Albenga che la sentono veramente nell'anima e si è visto anche nel modo in cui la vivono, mi sembra. Piero Olivieri, la pulzella, la puella di questa manifestazione che abbiamo visto fra i giurati, quindi un compito difficile. Un compito difficile comunque stare dietro all'organizzazione di tutta questa iniziativa che peraltro secondo me è molto bella, che ritengo possa ancora crescere. Oggi cala al sipario però con soddisfazione. Oggi cala al sipario con soddisfazione, sono arrivata dal Benga. Lo scorso anno la prima manifestazione
è stato il Palio dei Rioni, quest'anno siamo di nuovo al Palio. Notaio, un compito difficile questa sera soprattutto? No, non è difficile perché eravamo tutti qua per divertirci. Sono in gauno puro sangue, conosco tutti e quindi sanno che non c'è nessun trucco, nessun favoritismo, niente di niente. Siamo lì per divertirci, è stata una gran bella manifestazione come quella dell'anno scorso, cresce, speriamo che l'anno prossimo sia migliore, ma non perché questa sia stata negativa, ma perché deve crescere sempre di più e quindi tutti a divertirsi, tutti a... non ci sono... c'è una sana rivalità sportiva, ecco, direi. Ecco, una giuria di esperti ha giudicato le esibizioni dei Rioni e poi la più bella. Per i Rioni è stato facile perché tutto arrivava da dei giochi con dei punteggi e quindi è stato facile stilare una classifica. Per quanto riguarda la Pulzella, io ho solo fatto il notaio, non mi sono espresso, evitato ogni... non potevo esprimere votazioni, lo stato a raccogliere quando si siano esperti, sicuramente se hanno scelto, hanno scelto bene. Hanno scelto bene, quindi è super partes, ma non troppo. Guardi, in questo abito lei è bellissimo, un tuffo nel passato, che cosa pensa di questo, di questa manifestazione che si è conclusa e ci dà l'arrivederci al prossimo anno? Sì, penso che sia una manifestazione intelligente, perché è un modo intelligente di vivere la storia. E mi è piaciuto veramente tanto, è molto sentita. L'anno scorso era bella, quest'anno ancora più bella. L'anno prossimo ancora di più. Certo. Complimenti a questa amministrazione e a tutti coloro che si sono prodigati per il buon esito di questa manifestazione. Grazie.